Quanto tempo c'è in 3 giorni? In 3 giorni Matteo finirà la maturità e arriverà in Spagna. Sarà l'ultima estate con i suoi compagni dell'ultima fila. In 3 giorni Giovanna si licenzierà e troverà un nuovo lavoro. Guadagnerà meno, ma avrà più tempo per suo figlio. In 3 giorni un piccolo paese farà la sua scelta. Borgo Futuro, Festival del Paese Sostenibile. Dal 2 al 4 luglio a Ripe San Ginesio. Con Olivia Robea, Maurizio Pallante, Mario Tozzi, riciclato circo musicale e decine di altri ospiti. Programma completo su www.borgofuturo.net.